perfetto, partito adesso. Allora, tenersi un attimino a volte o senza non avere il MetaTrader occupato da posizioni, per esempio, non avere il conto bloccato da posizioni che magari si sta nel pensiero se la Fed alza i tassi, non alza i tassi, se l'euro-dollaro va a 1,15, se l'euro-dollaro invece va, magari sono posizionato long e l'euro-dollaro mi va a finire a 1,10, per esempio. Cioè, avere queste cose qua purtroppo ti comporta o a non fare trading, perché dici sì, adesso devo fare trading contrario, non mi va, il margine scende, e le sono le cose più brutte, anche se io consiglio a tutti quelli che hanno posizioni aperte, sia long che short, di continuare a fare trading, perché alla fine sì, certo, fare trading con il margine abbastanza pulito, c'è cioè un margine decente, perché se si fa trading il margine è già quasi quasi vicino al margin call, non ha senso, però avere un margine abbastanza sui 1500-2000 e continuare a fare trading potrebbe essere una possibilità di portare a casa cash flow, di portare a casa dei guadagni, che poi quando il mercato si riassorbe da una parte o dall'altra, avete ulteriori guadagni. Questo è il mio consiglio. Bene, andiamo a vedere un attimino l'euro-dollaro e poi vi aggiorno anche sulla situazione robot che da ieri sera, visto che qualcuno già ieri sera mi ha scritto, visto e anche chi stamattina poi ha visto che ho scritto, ho messo robot praticamente quasi a, non a tutti, però a tanti clienti ho messo il robot nuovo già. E sta già lavorando, ha già cominciato a lavorare logicamente ieri notte. Ai clienti che erano posizionati, che magari solo posizioni long, solo short, l'ho messo contrarian, e chi invece aveva il conto, diciamo, pulito da posizioni o comunque non troppo esposto nel long e short, l'ho messo a entrambi i lati, long e short, e sta lavorando. Mauro, tu ce l'hai già. Boh. Non intendo, non capisco se ce l'hai già. Se ce l'hai già, non occorre. Sì? Ah, era una domanda se ce l'hai già. No, non ce l'hai già. Ah, no, perché tu non rientri nei conti che controllo, Mauro. Te lo devi fare da solo. Allora, i conti che controllo io sono i conti praticamente Socio Visual, che hanno fatto l'abbonamento, perché sennò divento pazzo a controllare più di 100 conti la domenica sera. Dovrei stare dalle 7 alla mezzanotte a fare conti praticamente. Non lo faccio. Però se me lo dicevi, ci davo un'occhiata, non c'è problema. L'update non l'ho fatto comunque. Entra, fallo, chiudi, riapri e attento. E attento quando riapri che il robot sia attivo, no? Che a volte quando riapri ti mette il segnale qui rosso e non funziona. Ah, c'ho Skype acceso, aspetta che lo spengo. No, questo era sbagliato. Va bene? Sì, Mauro, entri nel server, spegni il MetaTrader, lo riavvii perché ti ho messo l'icona del MetaTrader. Oppure aspetti il webinar che finisca, lo facciamo assieme. Bene, allora torniamo noi all'euro-dollaro nel frattempo, tanto vi leggo io. Eravamo rimasti venerdì con questa idea qui di short. Vi ricordate, eravamo più o meno qui, fatemi vedere qui, le 9, le 10 qui, ok, dove il mercato saliva e vi ho detto se a questo punto qui, sì, perfetto, ma lo facciamo dopo. In questo punto qui, o meglio ancora era questo, era praticamente il mezzo ciclo. Allora, prendiamo questo. Partiamo da questo ciclo, no, non mi dà la penna. Partiamo da questo ciclo qua, che è il ciclo 1, per farvi vedere una cosa. Se questo qui è il ciclo 1, questa è la prima gamba, questa è la seconda, questa è la terza, questa è la quarta. Ciclo molto forte. Perché non mi finisce con la linea bianca che va qui sotto? Perché è un ciclo 1 forte, non confermato. Purtroppo anche l'indicatore sotto è solo un'indicazione. Quindi ci sono dei pattern per capire come funziona il metodo ciclico. Noi sappiamo però che il ciclo 2 va a fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 1. Ok? Quindi da qui mi parte il ciclo 2, segnale long,
Qui dentro abbiamo un pattern che si chiama 4S che mi dice è finito il ciclo 1. Non solo questo è il pattern 4S. Se io conto le candele da qui a qui è un ciclo. Se io conto le candele da qui a qui non può essere un ciclo perché è troppo lungo, ci sono troppe candele dentro questo ciclo. Quindi è chiaro che da qui mi parte un ciclo 2. Prima gamba, seconda gamba. Perché qui dico che ci siamo nel mezzo ciclo? Guardate questo puntino qua. E poi guardate il segnale long. Quindi ho più o meno in questa zona qui. Adesso cerco di andare dritto. Il mio mezzo ciclo. Ok? E qui ho la terza gamba, che sarebbe questa. Che sarebbe questa. Dove io posso tracciarmi la mia trend line ciclica. E da qui cercare lo short sotto la media 12 periodi da metodo segnale short chiusura ciclo, lo short di venerdì. Adesso cosa ci interessa a noi sapere che cosa ha fatto venerdì? Oggi è lunedì, cioè insomma Paolo, se ne frega noi del venerdì, ormai siamo a lunedì. Cosa possiamo riconoscere qui dentro? Prima cosa, non passiamo nessun passo, facciamo la fine del tutto. Qui mi parte, se guardate l'indicatore, questo verde. Prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba del ciclo 2. Del ciclo 1, notate che anche qui c'è una M ciclica. Bene, ciclo 1. Ciclo 2, chiuso il ciclo 2, prezzo che mi va sopra la media 12, ok? Segnale long. Incomincio a contare le ore da qui, perché logicamente qui prima o poi mi arriverà un altro segnale short, e poi mi arriverà un altro segnale long, e poi un altro segnale short. Essendo già il ciclo 2 diventato ribassista negativo sotto il 50% dell'espansione, questo, sotto il minimo di partenza, questo, vorrà dire che se il ciclo 3, logicamente per arrivare qui in alto, c'è talmente tanta strada da fare che sarà un poco probabile arrivare lì in alto, no? Allora, prima cosa posso tracciarmi un Fibonacci di questa espansione, e più o meno la parte centrale sarà qui, se arriva in questa zona qui mi cerco lo short. Questo è un punto, diciamo, che potrei già incominciare a segnare. Allora, per quello interessante è l'andamento ciclico, sotto un punto di vista di trading. Ok, abbiamo questo. Notate che il 50% di questo Fibonacci bianco è quasi quasi pari al 50% del Fibonacci quello dell'espansione primaria, che sarebbe questa espansione qui. Fatemela vedere se la troviamo. Sarebbe questa espansione qui, da qui a qui. L'espansione del 1,17 quando la Cina ha fatto il sell-off. Ok, quindi abbiamo questo 50% in questa zona qui, quindi inutile neanche che vado a segnarmi questa linea qui del 50%, chiudo questo Fibo, tanto è la stessa cosa, ho meno linee ed è questa. Quindi questa zona qui rimane una zona molto ma molto molto forte per shortare su una resistenza. Se il trend è short, le resistenze tengono. Ok, quindi questa zona qui è short. Primo, qui c'è un punto di pivot. Quindi allora posso incominciare dal pivot a avere l'idea di posizionarmi short. Conto le ore, da qui a qui, sono già 13 ore, ok? Quindi più ore ci mette e non riesce a fare nuovi massimi, più mi prude il dito sul mouse che voglio shortarlo, ok? Secondo la legge ciclica è questione di tempo. Bene. Dov'è che posso andare ancora a cercarmi uno short io? Mentre lo dico già, lo sto segnando. In questa zona qui, vabbè, la lasciamo bianca che va anche bene. È una rottura ciclica. Mettiamo il colore turchese. È una rottura di un minimo ciclico, quindi questo minimo qua. Siamo nel ciclo 3. Lo scriviamo qua. Quindi probabilmente ho una rottura di questa zona qui, ho un'espansione fino a qui che penso che sia poco probabile,
un tocco del pivot che il 75% delle volte in un anno lo fa, ma non è che assolutamente lo deve fare. In questa zona qui incomincio a cercarmi lo short. Se poi vado a ridurre un po' i tempi e voglio incominciare a mettere delle trend line cicliche, queste, anche se vi dico, vi ripeto, non ha tanto senso perché potrebbe andare a fare una cosettina del genere e poi tornare su, perché le ore non sono ancora tante, diciamo, per una media ciclica da mezzo ciclo. Questo non è un mezzo ciclo, quindi la tolgo, però l'idea di fare un piccolo trade da qui si potrebbe anche cercare. Bene, questo è per il time frame orario. La cosa che vi voglio spiegare, che ve la dico adesso una cosa, non può durare un ciclo 57 ore o 57 candele, dipende dal time frame. Non può durare, quindi chiaro che qui dentro non posso avere il ciclo 1, ma avrò sia il ciclo 1 che il ciclo 2, magari ancora non finito. Quindi da qui, dove mi è finito il ciclo 1, per diversi pattern che ho praticamente tirato fuori per avere una lettura ciclica frattale, da qui in poi dico ok, qui può essere finito il ciclo 2, però potrebbe anche continuare, ancora ho delle ore per continuare, ok? Ma se questo minimo qui tiene per un tot periodo, poi c'è un segnale long di nuovo da qui mi parte il ciclo 2 e siamo nel ciclo 3. Se siamo nel ciclo 3, cos'è che mi posso aspettare? Se siamo prima del ciclo 1 e ciclo 2, ho la mia fase ciclica campana di Gauss long. Se ho poi superato il ciclo 2, quindi fino a qui sarò long e poi short. L'espansione della linea del detector che andate a trovare sicuramente nel sito. Troverete solo l'indicatore detector se lo volete usare, vi ripeto, l'ho detto l'altra volta, su altre coppie per fare dei test. Poi mi dite se magari c'è uno si può sfruttare anche ciclicamente, lo possiamo anche fare. Però torniamo a noi. Notiamo che il detector si sta piegando verso giù. Ok? Guardate il prezzo, sta salendo. Se fosse una divergenza classica, cosa sarebbe? Nella divergenza da indicatore mi chiama lo short, una divergenza del prezzo mi chiama un long. A questo punto io so che comunque quando l'indicatore comincia a scendere il prezzo può anche salire, però poi crolla. Allora qui potrà salire per andare a prendere chi vuole ancora shortare. Questa è l'idea dell'andamento ciclico. Chiaro che ci sono dei momenti dove il prezzo o il prezzo, la quotazione non fa quello che deve fare, nel senso non fa come dovrebbe comportarsi una distribuzione ciclica. Potrebbe anche adesso chiudermela qui e partire di nuovo al rialzo e farmi un ciclo 1, un ciclo 2 e così via. Però per fare un ciclo 1 a questo punto qui che cos'è che deve fare? Ormai l'abbiamo capite. Il prezzo da qui dov'è adesso? Cosa deve fare per farmi un ciclo 1? Vediamo una cosa basilare perché alla fine uno potrebbe fare 1 più 1 e già c'è un attimino l'idea di andamento ciclico, la lettura ciclica. Cosa deve fare in questa zona qua? 1 e 13, cosa deve fare il prezzo per andare a farmi un ciclo 1 dopo che ha fatto un ciclo 1 così, un ciclo 2 così, che io mi aspetto un ciclo 3? Che cos'è che dovrebbe fare? Beh, non me lo dite. Se te ti ho letto, però te non ti considero perché ormai sei diventato più bravo di me. Ok? Allora, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, e ciclo 4. Questa è una distribuzione classica. Regolare di una distribuzione ribassista, allora, distribuzione ribassista, quindi rossa, mettiamo una linea rossa, la distribuzione ribassista è questa. Notate che comunque, anche essendo una distribuzione ribassista, il primo ciclo me lo fa rialzista, molto forte, perché se andiamo a controllare il 50% di Fibonacci, questa è una chiusura sopra il 50%. Ok?
Questo per darvi solo uno spunto di tutte le lezioni che abbiamo fatte, andate a trovare anche questa. Allora, poi cambio la penna, mettiamo la penna nera. Una distribuzione diversa, dov'è la penna? Una distribuzione rialzista potrebbe essere questa. Vediamo se riesco a disegnarla così. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3 e ciclo 4. Notate che anche il ciclo 3 fa un minimo di chiusura più alto del minimo di partenza. Questa è una distribuzione rialzista regolare. Prendiamo la penna blu, anzi, penna verde, e così finiamo anche questa. Notate che sebbene ha fatto tutta la distribuzione rialzista, il ciclo 4 diventa ribassista perché mi va sotto questo minimo, diventa un ciclo negativo. Ok? Bene. Che cosa deve fare da questo punto qui il prezzo per arrivare a fare al posto di un ciclo 3 un ciclo 1? Così vi aggiorno su una cosa che è semplice e basilare. Ciclo 1. Ma perché non mi dai la penna sempre? Ciclo 1, come l'ha fatto adesso è questo. Molto forte. Ciclo 2, come l'ha fatto adesso, ha fatto un nuovo massimo per poi diventare ribassista. Ciclo 3, partito adesso così. Cosa deve fare il ciclo 3? Il ciclo, allora, 1, 2, qui mi parte il ciclo 3, oppure ciclo 1. Cosa deve fare il ciclo 1 per essere un ciclo 3? O il ciclo 1, per essere un ciclo 1, cos'è che deve fare a questo punto? Se questo qui è un minimo assoluto, se mi va qui sotto diventa automaticamente un ciclo 3 perché è diventato ribassista, dopo un 2 ribassista automaticamente mi chiamo un 3 ribassista e di lì non si scappa, giusto? Ma per fare un ciclo 1 deve andare qui in alto, ok? Da qui a qui sono 100 e 100 e passa pips. No, 150, 130, se non lo so. Chiaro che li potrebbe fare anche oggi, ma magari una cosa del genere la posso pensare se c'è qualche dato eclatante, qualche dato, se c'è Mario Draghi che parla, se c'è la Yellen, se c'è il PIL, il ZEF, qualsiasi altro dato che magari potrebbe produrre un'espansione del prezzo così alta. Questo sì, ma mi pare che oggi i dati non ce ne siano, comunque dopo un'espansione del genere è già diversa la cosa. Quindi probabilmente ci sarà un altro short. Non dico che avremo sempre ragione, ma queste posizioni oggi, lunedì, qualcosina in short si potrebbe anche provare, giusto? Ok, per andare qui sopra direbbe che il ciclo 1 sarebbe una cosa del genere, quindi da qui mi si chiude la distribuzione, da qui mi parte un ciclo 1. Ok? È meno probabile che mi parta un ciclo 1, quindi probabilmente. Torniamo al grafico, vediamo la penna. Probabilmente da qui a qui, quanti pips sono? 186 pips, per andare lì sopra 186 pips è impossibile, non li fa. Potrebbe però anche cambiare idea di fare un ciclo 1 diversamente. Se da qui, vediamo se riesco a disegnarlo con la penna bianca. Per fare un ciclo 1 potrebbe farmi un ciclo 1 così. Che comunque rimane un ciclo 3, perché il ciclo 3 è quello che fa quello che vuole. Poi, per fare un ciclo 1 vorrebbe dire che il ciclo 2 mi parte e mi fa un nuovo massimo. Questo potrebbe essere una nuova distribuzione in partenza, quindi da qui il detector non va troppo giù e mi riparte. Lo fa ogni tanto, ok? Quindi distribuzione regolare a due quarti. Non è sempre leggere tutte, non è sempre leggere le la lettura ciclica non è sempre semplice da leggere, però con dei pattern e con diverse diciamo movimenti del prezzo che possiamo andare a individuare, possiamo fare anche del trading, ok? Quindi in ogni caso, anche se mi fa il ciclo 2, mi va a fare un nuovo massimo qui. Qui abbiamo un'altra cosa, perché va bene, mi ha fatto il ciclo 1 e il ciclo 2, quindi da qui chiudo la mia distribuzione, faccio partire da qui un ciclo 1, bene, ci sta, ma quando arriva qui in alto
che il detector di nuovo per la seconda volta nei massimi deve chiudere la distribuzione. Qui è una mancata chiusura di distribuzione. Qui la deve fare, siamo di nuovo in questa zona qui, ancora più forte dentro lo short qui in alto. Quindi ho una seconda possibilità di chiudermi, di andare a short di nuovo. Quindi anche se non me lo fa fare qui oggi, me lo fa fare domani in questa zona qui. Perché la distribuzione, anche se si prolunga, più avanti va, prima o poi cede. Quindi questa zona qui diventa ancora più forte come zona di resistenza. E questa qui diventa ancora più forte come zona di resistenza o zona di supporto per incrementare. Quindi tutto è ciclico, la lettura va letto così, grafico. Io penso, grazie, prima di cioè, una lettura così, più precisa di così, una lettura ciclica di lunedì non si può fare, secondo me. Questo è per il time frame H1. Andiamo a vedere gli altri time frame. Time frame, anche qui, cioè, insomma. Cosa devo trovarmi dentro a un ciclo? Qui abbiamo il short di venerdì, guardate. Cos'è che mi devo trovare all'interno di un ciclo a 4 ore se lo divido per 4? Allora, cos'è che mi trovo all'interno di un ciclo a 4 ore se io lo divido per 4? Va bene? Qualcun altro mi risponde? Cosa trovo? Se io ho un time frame a un'ora, lo moltiplico per 4, ho il time frame a 4 ore. Ok? Quindi dentro a un ciclo a 4 ore, se io lo divido per 4, avrò 4 cicli orari. Perfetto. Ci stiamo. 4 barre da un'ora. In barre intendi queste cose qua, no? Gennaro? 4 barre o dici 4 candele orarie? No, 4 candele orarie no, però all'interno ad un time frame a 4 ore troverò due cicli sul time frame a 4 ore. Se qui questo minimo qui 1, 12, 15, aspetta che me lo segno perché poi me lo dimentico. Allora. Andiamo un po' dietro. Allora. Minimo è 1 e 12 e 15. Perfetto. Questo è il minimo. Su questo minimo qui mi parte un nuovo ciclo. Ok? Che si sta per chiudere. O è chiuso qua o continuerà, vedete che la linea bianca sta ancora scendendo. Bene. Qui mi è partito il ciclo, è arrivato fino in alto. Qui siamo a 14 ore, qui siamo a candele, qui siamo a 17 candele, quindi abbiamo ancora tanto tempo per chiudere. Questo ciclo qui. Se andiamo a vedere sui cicli a prendiamo qui, sui cicli a un'ora, probabilmente qui e qui cosa avrò? Cosa sono questi? Scusatemi, insomma. Allora, qui avrò il ciclo 1. E qui avrò il ciclo 2. Ci siamo? Ciclo 1, ciclo 2. Sul time frame orario, questo, qui, questo minimo qui, 1, 1 e 29. 1, 1, scusate, 1, 12 e 93. Ok? Questo minimo qui è il minimo di ripartenza del ciclo 2, dove il ciclo 2 mi va a chiudere in questo minimo qua, 1, 12 e 69. 1, 12 e 69. Bene, andiamo a vedere nel time frame orario se combaciano questi minimi qua, questo e questo minimo qua con la lettura. Allora, questo qui è il minimo di partenza. Abbiamo detto 1, 12 e 15. Vabbè, più o meno 1, 12 e 15. 1, 12. È chiaro che sono candele a 4 ore, dividiamo per un orario, cambia un attimino, però 1, 12 e 12. Quindi questo era il minimo di partenza sul time frame a 4 ore di questo ciclo qui. Ok? Bene, l'altro minimo era questo, 1, 12, cosa ho detto? 1, 12 e 15. 1,
Andiamo a vedere, chiaro, time frame 4 ore è diverso, 1.12, 1.12.90. Non ci vedo più. 1.12.95, time frame a 4 ore cambia un attimino. Va benissimo, questo è il minimo che abbiamo visto dall'altra parte. Possiamo andarlo a vedere che è vicino al pivot. È vicino al pivot, vedete? Chiaro che su un time frame a 4 ore magari mi diventa questo il minimo. O questo. L'unità di quattro candele può un po' anche variare, ok? Sull'altro minimo, che era il minimo di chiusura, era 1,12,69. Infatti qui abbiamo 1,12,69, perché esattamente è il minimo che ha fatto, ok? Quindi questi due cicli sono la prima parte di un ciclo a 4 ore, che sarebbe questa prima parte qui, ok? Essendo adesso nella seconda parte del ciclo 2, togliamo questi qua, se no fanno confusione. Essendo nella seconda parte del ciclo, posso incominciare, questo se me la tolgo, a tracciarmi una trend line ciclica per andare a individuare il mezzo ciclo. Ok? Se questo qui è il mezzo ciclo, una volta che il prezzo, questa qui adesso come traversa, vabbè, non mi serve, però la potevo anche lasciare, in questa zona qui. Chiaro che cercherò uno short, questa qui la mettiamo, adesso la dobbiamo mettere verde, cambio dell'ora, e dico, ma Paolo, stai cercando uno short mentre il prezzo sta alzando? Io non sto cercando uno short, io sto facendo un'analisi per vedere dove posso andare a vendere o a incrementare la mia posizione, se in caso, vi ripeto, il prezzo fa il birichino nella mattinata e mi va a toccare il pivot, short dal pivot, ok? Sto shortando questa zona qui. Se, vi ripeto, sul 50% è questo, se non arriva al 50% arriva al pivot, ancora meglio lo short, ok? Perfetto, torniamo qui. La zona di trend line ciclica è questa, in questa zona qui, short. Zona, adesso andiamo a vedere perché questa qui, allora, si è spostata, andiamo a vedere anche un po' i canali, visto che ci siamo. Canale rialzista. Mettiamola parallela, vediamo se coincide. Allora, parallela. Guardate con che precisione anche questa trend line si riporta a formare un canale rialzista che se mi viene rotto, adesso qui vi faccio l'esempio casa, perché se mi viene rotto questo canale qui, che poi coincide logicamente con questi minimi qui, anzi possiamo anche andare a comparare di nuovo, forse l'ho spostato, mi fa tempo. Inclinato, perfetto. Se mi rompe questo minimo qua, cercherò assolutamente uno short. Allora, foglio, se io ho una casa, vediamo la casa. Faccio l'esempio casa perché è un effetto grafico. Prendiamo il colore. Io ho una casa, il tetto della casa come sarà un tetto di casa? Così. Classico, il tetto della casa è così. Se io arrivo fino, parto da qui e arrivo fino in alto, dall'altra parte mi aspetterà la discesa della casa, giusto? Ok. Prendiamo l'esempio dei canali inserendoli. Vi faccio l'esempio così perché è banale, però è semplice. Io inserisco un canale laterale qui. Scusate, parallelo rialzista, ok? Fino a un certo punto questo qui tiene. Se poi il prezzo che vi passa all'interno, prendiamo il colore
Con il prezzo che parte, magari mi fa i suoi cicli all'interno, che ne so, qui. Ok. A un certo punto arrivo qui in alto e mi rompe questa zona qui del canale. Cosa succede? Succede che magari in questa zona qui incomincia a formarsi un altro canale, però ribassista. Il trend cambia. Attenzione, guardiamo da trend a trend, possiamo guardare su 4 ore, possiamo guardare anche sull'H1, quello che vogliamo. Se rompe questo canale, scende, tocca anche la parte centrale. Ok? Io adesso l'ho disegnata come casa, ma ha un senso? Certo, e ve lo spiego anche tra un pochettino. La parte centrale, magari ci incischia un attimino, va giù, tocca il minimo, riparte. E mi fai i cosiddetti cicli. Ok? Qui abbiamo l'effetto casa. Adesso, perché è importante questa parte centrale? E tutto torna. Tre punti che ci servono per formare. Vediamo se qualcuno ci arriva prima che lo dica. Che penna posso prendere? Prendiamo la penna verde. Anche se non c'entra. Che cos'è che mi forma la parte centrale? E per quello vi dico che io l'ho un attimino personalizzata, ma per carità. Poi prima, mentre guardavo le mail, ho trovato addirittura un articolo su questa cosa. Comunque, non c'entra. Cos'è che mi trovo all'interno di un canale? Dai che lo sapete, dai. Grandissimo, va bene. La forca di pitch che praticamente ho un punto da segnare, un altro punto da segnare e un altro punto da segnare. Questi qua sono i punti. In che sequenza si segnano, adesso non me lo ricorderò mai, ogni volta lo devo vedere sul grafico, uguale, non ha senso. Si forma la forca di pitch, che l'importante è il bastone, il tridente. Ok? Poi la posso guardare in questo caso se sono all'inizio. Ma ha più senso, se siamo nel trend ribassista, guardare il bastone da questo punto e guardare il tridente. Ok? Quindi tutto torna. Perché vi dico che questo punto è importante? Perché mentre il pezzo poi fa la sua azione, cambio la penna perché se no non si vede, mentre il pezzo fa la sua azione, tipo da qui mi va un po' su, poi scende un attimino, mi va di nuovo la parte centrale, un po' più alta qui. Poi mi scende un attimino, va a toccare questo, poi mi scende fino a qui e di nuovo la parte centrale, fa così, poi va nella parte alta, così si muove più o meno il grafico, diciamo. Io da questo punto qui mi posso tracciare la mia trend line o così, oppure la mia trend line così. Insomma, più o meno io la modifico, non è proprio laterale ai due punti, come la disegna Pitch. Logicamente Pitch, per fare un indicatore, si è basato su dei punti, quindi logicamente diventa parallela. Sicuramente penso che l'idea era più o meno come la mia, di avere dei punti di riferimento. Essendo un indicatore, purtroppo non si possono fare, o la lasci così, o te la modifichi come faccio io, personalizzata, con tre trend line, quindi il resto rimane visivo. Ok? Quindi prima parte della casa, seconda parte della casa. In ogni caso, anche se non è così il tetto, potrebbe essere un tetto così, come invece potrebbe essere un tetto così. Ok? Avete mai visto le case di montagna? Cancelliamo questo, vi faccio un esempio molto bello, perché io sono stato nelle zone della montagna del Cile, dove ho vissuto 3 anni, e da una parte, poi comunque si vedono anche in Italia, in certi posti, in posti balneari molto spesso, però ha più un senso averle nelle zone di montagna dove c'è la neve. Praticamente nella parte in salita delle montagne le case avranno il tetto così. A mo' di trend rialzista. Dall'altra parte della montagna le case hanno il tetto così. Hanno una parte più alta. Logicamente sarà per via del terreno che è messo così, quindi avranno delle fondamenta diverse e automaticamente avranno la casa con il tetto così. Ok? Hanno qui praticamente pochissimo spazio e il tetto finisce qui. Avete mai visto le case di montagna che sono fatte così? Ok? Perché devono far scendere la neve
e quindi ce l'hanno così. Se no il peso diventa troppo e il telaio della casa non tiene. Ok? Quindi alla fine, se siamo nel grafico, possiamo andare a vedere che se siamo in questa parte qui, il tetto della casa, prendiamo la penna, in salita in montagna, perché non mi dà la penna? Le case, oh, non mi vuole dare la penna. Le case avranno magari il tetto così. L'ho disegnata così, ok? Però nella fase di discesa il tetto sarà così, ok? Perché c'è troppo qui, che ne so, magari non c'è la neve, qui invece o la neve viene da qui, quindi deve scendere da una parte. Qui ci sarà più peso da questa parte, quindi il tetto è così. Quindi probabilmente oggi ci sarà più neve e quindi il prezzo scende. Ok? Bene. Neve da destra, neve da sinistra, può darci anche un'indicazione di come tradare il grafico. La cosa la bella che, cioè, che mi ritrovo sempre, e poi sicuramente mi confermate, vi confermate a voi stessi. La cosa bella che del trading a volte, se uno riesce un attimino ad analizzare, a tenere magari la palla ferma, nel senso che non fa trading assolutamente fino a quando non c'ha l'idea, provate ad abbinare il trading alla vostra vita. Cioè, abbinare nel senso che comunque fa parte di voi, perché chi incomincia a fare trading e chi rimane a lungo tempo scopre che poi alla fine diventa un attimino un po' una assuefazione al gioco, perché è un gioco in borsa, un po' legato al trading, sia logicamente al capitale che fa male perderlo, si vuole vivere di trading, quindi si devono fare dei guadagni, ma anche proprio l'idea di fare trading, di avere questa cosa qui, è uguale, perché la vita alla fine, un pezzo di vita che abbiamo noi, lo dedichiamo veramente al trading. Quindi troveremo sempre delle sembianze che abbiamo nella vita. Quando abbiamo fatto un venerdì che ci ha bruciato tutti i guadagni della settimana, il fine settimana sarà un brutto fine settimana, nel senso che poi col tempo uno magari si abitua e se ne frega di queste cose qui, perché intanto sa che la settimana dopo potrebbe cambiare dal giorno alla notte. Però se uno riesce a dosare anche il venerdì, sapendo che fino a giovedì ha fatto dei bei guadagni, il venerdì non vado a lavorare, per esempio. Ok? Potrebbe essere anche questa qui la soluzione. E quindi tante cose le riporto io, e le ho riportate anche voi nel trading, tipo questa cosa della casa, il tetto da una parte e il tetto dall'altra, potrebbe essere una cosa che assolutamente può andare bene. Adesso entrare o vedere che magari abbiamo delle posizioni già short da, che ne so, da qui, e non averle chiuse. Può anche andare bene, però potrebbe anche andare bene chiudere le posizioni short da qui e venderlo da più alto. Ok? Potrebbe anche andare bene, però, tenere questa posizione da qui, aspettare che il prezzo salga fino a qui e poi tenerla ancora, perché intanto sono, diciamo, tra virgolette, perché intanto non esiste la sicurezza, sono sicuro che il prezzo dovrà scendere ancora attraverso tutte le mie analisi. Cosa può succedere? Che delle banche di Londra, che le banche, che il PIL, che Mario Draghi, che Yellen, che facciano sì che l'euro-dollaro salga. Che ci sia un altro sell-off cinese, che ci sia questo, ci sia quello che porterà il prezzo a salire. Però a cos'è che mi devo affidare io? Mi posso affidare al governo cinese, al governo giapponese, alla sezione asiatica? No. Mi posso affidare alla Yellen? Hanno detto che fanno il rialzo dei tassi, lo ha fatto? Non mi posso fidare della Yellen. Mi posso fidare di Mario Draghi? Mi posso fidare di Mario Draghi se lo conosco e vado a bere un espresso con lui al bar. Non me lo dirà, però mi farà l'occhiolino, per esempio. Ok. Però di cosa che mi devo fidare allora? Se non mi posso fidare di Mario Draghi, non posso fidare della Yellen, della sezione asiatica, del governo, della banca of Japan, cioè, di cosa che mi devo fidare io? Mi devo fidare del mio metodo, chiaro, della mia analisi. Se poi questa cosa qui mi porta a fare un lunedì disastroso, perché tanto appunto un attimino short,
perché l'idea mi dice short, perché ho visto anche un webinar che qui c'è il tetto long, mi deve dare un tetto short, perché se mi rompe qui devo andare short, allora mi fiderò del mio short. Se poi invece diventa un lunedì o una partenza di settimana disastrosa, e qui parola disastrosa da tenere veramente un attimino tra parentesi, perché diventerebbe una disastrosa? Perché io ho puntato talmente tanto del mio capitale per andare short, ma se io qui mi faccio una cosa leggera e incomincio a shortarmi tutta questa cosa qui, allora incomincio a farmi delle posizioni short. Perché non mi dai la penna al primo clic? Se io, mentre sale, incomincio a farmi delle posizioni short per poi andarle a chiudere magari più basse, e tutte queste posizioni short gli do leva 1, per dirvene 1, poi logicamente non è un lotto, però dipende dalla proporzione del conto, e poi qui mi chiudo tutto, magari se qui volevo aprire un 0,30, mi divido queste 5-6 operazioni in diverse operazioni. I colpi della pistola, il modello revolver, come lo chiamo io sempre, ho tutti questi colpi da sparare. Dove me li stoppo questi colpi qui? Qui sopra. Quindi se io mi gioco da qui a qui lo short, giocandomi un, non so, sono tanti pips, però facciamo il senso che sono 100 pips, questi 100 pips che mi sto giocando qui devono equivalere a, che ne so, una perdita di 100 euro. Questi 100 euro me li divido per tutte le operazioni che ho. Quando arrivo qui più o meno 100 euro li chiudo, finito lì. Lunedì disastroso me lo sono salvato perché avevo già messo in considerazione in partenza che perdevo 100 euro. Però per guadagnarne 200-300, ok? Quindi questo è lo scopo. Quando arrivo qui però cosa devo fare? Io avevo calcolato di perderne 100. Quando arrivo qui cosa faccio? Chiudo tutto perché avevo calcolato di perderne 100 e avevo pensato, avevo calcolato di guadagnarne 200, per esempio. Allora qui chiudo, perché se poi non le chiudo qui, allora ritorna l'idea che domani lo potrebbero ricomprare, allora non ho più guadagnato 100, vado a chiudermele a pari, torna di nuovo dal punto a capo e non ho fatto niente. Per evitare che ci sia un lunedì disastroso, devo calcolare che questo lunedì perdo 100, allora non diventa più un lunedì disastroso, perché è un lunedì precalcolato a priori, ok? Però se arrivo qui e mi chiudo 200, il mio lunedì è stato un bel lunedì in partenza, che ho guadagnato 200, che allora il martedì, mercoledì e giovedì posso già dire che posso giocarmeli ancora. Quindi alla fine se arrivo a giovedì e venerdì, dico vabbè, ho fatto schifo, non ho guadagnato niente, però almeno ho fatto del trading che non era assolutamente disastroso, non ho fatto perdite. Ok, torniamo a noi. A questo punto, perché non ce l'ho qui e anche non lo voglio far vedere, sebbene è pronto, chi mi sta ascoltando ha già visto e mi sta già scritto stamattina che ci sono delle posizioni nuove, che c'è il robottino nuovo, che per il momento, per essere veloci, ieri ho messo la versione che si chiama Griglia Coop. Cioè una griglia Coop, che è una copertura di griglia, però è l'epicentro alla fine. Mi manca il magic number, quindi ancora non funziona come voglio, nel senso che devo fare dei calcoli a mente per le posizioni. Entro mezzogiorno ho anche il magic number, quindi automaticamente sarà autonomo e non più bisognoso della mia interpretazione di trading. Però se io adesso io dico, e adesso qui diventa la cosa interessante per chi vuole fare del trading automatico, che non c'è al computer e vi vuole analizzare una cosa. Lasciamo stare il prezzo che è partito dall'espansione precedente, che potrebbe essere interessante, però possiamo dire che da qui, da questo minimo qui a questo massimo qui, mi calcolo il range mid. Il range mid, che sarebbe il range medio da dove io voglio far partire il mio epicentro. Quindi più o meno, adesso vado d'occhio, qui sarà la metà. Ok? Questa zona qui, adesso qui vi metto un po' vi faccio una domanda un po' trabocchetto. Questa è la zona centrale. Ok? Cosa che farò da qui a qui e cosa farò da qui a qui? Cioè, cosa faccio da questa parte qui in su e da questa parte qui in giù? Vediamo se qualcuno mi risponde giusto o sbagliato.
robot si chiama Epicentro. No. Sì, Alessandro. No, no, scusa, no, Alessandro, ho sbagliato, scusa. In alto vendi, in basso. Ah, no, giusto, cioè, giusto, scusa, avevo sbagliato. No, ma ho sbagliato. Dal centro in su non vado long, ma dal centro in su vado short, dal centro in giù vado long. Long sopra e short sotto. No, Gennaro. Allora, giusto, Alessandro, giusto, bravo, Luigi. Allora, praticamente, se mentre il prezzo sale, questo è l'epicentro. Possiamo chiamarlo una calamita, cioè vuol dire che io questo qui lo uso come epicentro. Vuol dire che mentre il prezzo sale, io cerco tutte le, mi faccio una griglia, che poi la devo definire con una distanza da posizione a posizione, che ogni volta che il prezzo sale, io vendo. E la cosa bella è che quando lui vende e mette un take profit, per esempio, di 10 pips, mi chiude l'operazione e mentre risale mi aprirà la stessa operazione di prima e poi mentre sale mi apre la stessa. Quindi si chiudono automaticamente da sole per aprirne un'altra. Se lui non sale, mi aprirà di nuovo questa, mi aprirà di nuovo questa, mi aprirà di nuovo questa. Quindi farà le stesse operazioni ogni volta fino ad arrivare qui. Quando arriva qui, da questo pezzo qua in giù, incomincia a comprarmi con la stessa teoria per arrivare di nuovo qui. Quindi, ogni volta che scende, mi compra, mi scende, mi compra, mi scende, mi compra. Non deve assolutamente arrivare qui per chiudere. Mi basta che mi faccia lo scalino di 15 pips. Cosa comporta a me adesso fare questo ragionamento qua? Se io comunque so che vado short, c'è la funzione only long, only short. Quindi, cosa dico? Al robot gli dico non andare più long. Fammi solo short, vuol dire che mi farà solo fino a questa zona qui. Se io voglio solo short, allora fino a qui mi va short, da qui si ferma, non mi fai long. Va bene, posso essere, posso mettermela così. Allora, la ragione di questo robot qui è nata per chi è esposto con il robot al go drive, con delle posizioni solo short, per andare in copertura long, senza manuale, essendo manuale, me lo faccio automaticamente. Bene. Così è nato riflessione, quindi lo posso usare solo long, solo short. Ok, non voglio che mi faccia questi short qui, anzi, voglio che da qui il mio range mid non sia questo, ma sia un range ancora più basso. Perfetto, cancello, vi faccio vedere una cosa perché sono un po', diciamo, euforico e contento di questa cosa che è venuta fuori, perché io stesso non l'ho messo nei miei conti, ma perché a livello di tempo ieri ero veramente cotto, non lo volevo mettere, poi è partito il mercato, insomma, lo farò oggi su diversi conti anche miei perché la cosa ci credo, ok? Ma la cosa più interessante è a lungo termine, cos'è? L'espansione di Fibonacci da questo massimo qui, adesso vediamo, l'espansione adesso non ho preso questo massimo, però potrei dire, bene, facciamolo d'occhio. Da qui o da qui a qui ho 886 pips, facciamo 900. Allora a 4,50, 4,20, 4,50 più o meno in questa zona qui. Da qui metto l'epicentro. Vorrà dire che mentre scende io continuo a comprare fino a quando anche mi scende di 400 pips. E ogni volta che sale di questi 10, 15, 20 pips, come io l'ho settato, lui mi chiude e mi porta a casa. Mi chiude e mi porta a casa. Quando arriva qui, io può darsi che abbia sì qualche posizioncina qui che è rimasta bloccata. Se ho voglia, me la chiudo a priori mentre sale. Quindi automaticamente ce lo do io l'idea dello stop loss. Bene, questo è un esempio. Poi facciamo un altro esempio a grafico pulito perché sennò non si riesce a capire. Allora, quindi oggi abbiamo fatto un webinar così. Così va bene, già, per fare gli esempi mi va bene. Allora, cosa succede? Io ho l'algo drive che mi ha fatto le mie operazioni qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, quante ne volete? Tutte in short, ok? Quindi qui in short il prezzo però comincia a salire, mi va qui, non me lo fa chiudere perché logicamente il take profit magari ce l'ha messo qui, ok? Comincia a salire.
Cosa mi devo fare io per non star lì ad aspettare che il prezzo poi da qui in alto mi deve tornare magari qui sotto a chiudermi queste posizioni qui? Mi metto il mio epicentro in base all'altro robot, quindi l'epicentro sarà non questo, perché se io vado su mi short ancora, qui ci sono già degli short, lo devo mettere che mi vada long, giusto? Quindi l'epicentro non sarà questo, mi metto l'epicentro più in alto. Me lo posso mettere anche qui? Perché la cosa bella è che gli puoi dare l'epicentro a priori. Lui gli dice, ok, fammi fino a 1,15 mi fai long. Allora, mentre lui adesso sale, che va bene così, mentre lui sale, incomincia a farmi ogni ritracciamento delle posizioni long fino ad arrivare a qui. Da qui in poi non gli dai più la via dello short, perché gli short ce li hai già qui. Quindi ti sei comprato fino a qui il mercato, da qui c'è il ritracciamento, e mentre lui scende, continua a fare i long. Quindi vai a fare una specie di bilancia per gli short che c'hai qui. Cosa succede? Mi lascerà delle posizioni long qui ogni tanto, una, due, me le lascia, tre forse anche qui in alto. Bene, cosa succede? Adesso qui è molto importante. Torniamo a noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posizioni short. Questi qua sono tutti short. Range mid. Sono stato un po' storto, ma è uguale. Il range mid lo metto qui. Quindi vuol dire che io da qua o da dove voglio, da qui in poi compro il mercato fino ad arrivare qui. Con il nuovo robot che si chiama Epicentro. Bene, arriva qui in alto, continua a scendere e mi compra, però scendendo si dimentica, non riesce ad andare a target, mi lascia altre 3-4 operazioni qui in alto. Bene, il prezzo arriva qui. Qui ho delle posizioni long, qui ho delle posizioni short. Ci state già arrivando da soli, vero? Cosa si è formato adesso qui all'interno di questa struttura di grafico con le mie posizioni short e le posizioni long? Cosa si è formato? Una fase di mercato, una fascia di mercato vuota, una cosiddetta forchetta. I denti delle forchette fanno sì che da qui a qui, questo spazio qui, anzi, tanto abbiamo un po' di tempo, sì, ce l'abbiamo ancora, che mi sgridano se lo faccio troppo lungo. Prendiamo l'appena gialla. Questa fase di mercato qui è una fase di mercato dove io non ho ancora, che ho ancora spazio. Questa fase qui è una fase di spazio che io non ho ancora usufruito. Cosa faccio? Non devo fare altro che bloccare il robot. Bloccare. Non è che lo devo bloccare. Devo andare sul settaggio del robot e dico ok. Questo qui non è più il range mid, ma il range mid lo metti qui al centro. Il range medio è questo. E la funzione solo long o solo short la metto long e short. Quindi se il prezzo arriva qui, io mi gioco sia da qui in poi i long per arrivare qui, quindi vado a copertura con queste operazioni, ok? Che sono short. Poi da qui in poi che il range mid, mentre lui sale, andrà short per andare a copertura delle posizioni che sono rimaste qui long. Andrò a giocarmele qui. Quindi può darsi che da qui o da qui mi rimangono altre due, tre operazioni short. Però la forchetta si è ristretta. Quindi io sono destinato a guadagnare sia long che short. Ritorniamo a un punto molto importante. Cos'è che devo tener conto a questo punto? Il bilanciamento del O lo sbilanciamento, o il bilanciamento del. Dai, che ce l'avete sulla punta della lingua? No, è facilissimo, Mauro. Facilissimo. No, sì, Mauro, ma non è il money management. Anche chiaro, fa parte di questo. È il livello del margine. Perché se io poi ho questo punto qui. E qui ho tutte posizioni long e il prezzo mi fa la salita. E mi va a chiudere tutte queste long. Sono sbilanciato solo short. Quello che devo tenere conto è qui sotto il livello del margine, che poi è money management, ma è anche l'equity continua a salire, come dici tu, Alessandro. L'equity però cosa fa? Sale la tua equity.
L'importante è che io faccio questo gioco in tempo da poter, diciamo, ingannare, da poter inserire, da poter usufruire di questo gioco qui per farmi un'equity più alta, cioè un controvalore, più soldi ancora. Per poi alla fine cosa faccio? Se poi si è ristretto talmente tanto qui, ok, comincio a guadagnare qui, si sposta ancora, si sposta tutto quanto. L'importante è che queste posizioni qua, le prime che sono stato io a andarle a coprire, queste qui dove sto facendo il cerchio, le short, che magari ero esposto con, faccio un esempio, un lotto in short, tutte queste long qui non devono essere superiori a un lotto. Quindi logicamente che mi farò delle posizioni molto più piccole, intanto non rimane a mercato, me le chiude. Tanto gli do 20 operazioni, incomincio a farmi posizioni da 0,01, 0,02 e incomincio a portarmi a casa 2, 3, 4 euro per posizioni e vi dico che ne fa, non dico un centinaio al giorno, ma ne fa 20, 30, magari ne fa più di 100, 200 alla settimana. In un anno ne fa più di 1000, 2000. Ok? L'ho testato, però perché non vi posso fare vedere un backtesting? Perché cavolo, il backtesting su che range lo devo fare? Su un grafico ho già fatto, se no non mi funziona. Quindi se io dovessi fare un backtesting adesso, guarda che qui dentro non ce l'ho, non lo voglio fare perché l'altra volta lo volevo fare, mi si è bloccato il computer, avete visto, no? Se io lo voglio fare qui in backtesting, devo dire, ok, partimi per fare i test, l'ho dovuto fare che mi deve partire qui. Se poi là, aggiorniamo anche questa, staccati. Lo devo mettere, magari metto il range qui. Logicamente, quando il prezzo sale e scende, comincia a farmi la funzione che gli ho dato io al robot. Il pip di differenza è poi, dico, questione di paio d'ore perché poi è online, quindi lo potete vedere. E magari Mauro, a te te lo posso far vedere tra un pochettino, visto che accendo l'altro PC o metto l'altra piattaforma. E nel senso che io posso mettere una griglia che. Faccio l'esempio qui, eh. Da qui a qui dico, da qui a qui, esempio, non prendetemi alla lettera, magari saranno anche di più, 300 e 300, mi metto 300 pips in long e 300 pips in short, che poi da qui vado long e da qui vado short. Sopra qui non lavora perché va oltre i 300. Il range mid è calcolato, questo è calcolato, cioè vuol dire che in questa fascia qui farai long e in questa fascia qui farai gli short. Sopra qui non fa niente, sotto qui non fa niente. Ok? All'interno di questa, per quello è stato difficile comporre questa cosa qui, perché all'interno di questa differenza qua io devo dare una griglia, devo dire ok, mi fai su questi 300. Mi fai un take profit di ogni volta 10 pips, però mi fai, che ne so, 30 operazioni da 10 pips. Allora mi fa una griglia da 10 pips. Ok? Lui mentre scende mi fa anche una griglia da 10 pips, mi fa il take profit da 10, da 15, ogni volta che sale mi chiude, mi torna su, aprirà sempre le stesse operazioni, sempre sulla stessa griglia, perché è una griglia. Cos'è che potrà differenziare questa cosa qui, di questa griglia qui? Che se magari sale e scende, si trova sempre un po' più vicino all'altra operazione, si spostano un attimino, poi a un certo punto me ne può aprire anche 3-4 nella stessa zona. Ma va bene perché è la griglia quello che fa. Io sto puntando a questa cosa qui. Quindi è a priori da decidere se io dico di farmi 30 operazioni, queste 30 operazioni uguale un 0,01, vuol dire che 30 operazioni da 0,01 saranno un 30. Un 0,30, giusto? Questo 0,30 calcolando deve essere inferiore a quello che ho dimenticato qui sotto, se dovevo usarlo come recupero. Se non lo voglio usare come recupero, esempio, il DAX adesso è a 9.840, se metto l'epicentro a 10.000, vorrà dire che lui tende ad andare sempre long fino ad arrivare a 10.000, poi da sopra i 10.000 tende ad andare sempre short per ritornare a 10.000. Ok? Piccola spiegazione come usare l'epicentro a priori, perché ancora vi ripeto, oggi pomeriggio è sul mercato, nel senso, oggi pomeriggio è scaricabile dal sito e tutto il resto. Perché vi ho fatto questa cosa qui? Perché io ne sono veramente entusiasta al massimo, sono veramente contentissimo di questa soluzione perché
A parte che mi piace fare trading, però voglio veramente staccare. A volte la cosa più bella è staccare, dice, ok, cos'è che ho punto? Punto a fare questo, ma se io punto a fare questa cosa qui, io punto a fare questo short qui, ok? Me lo voglio mettere oggi che dico, ok, range medio è qui, questa zona qui. Allora da qui lui comincia a salire e mi farà lo short. Non avrò più il problema di fare un'operazione sola da qui, dal pivot, fino a qui. Nel frattempo ne farò 10, 15, quindi alla fine sarà più o meno lo stesso guadagno che faccio, però speculando a 10, 15 pips alla volta, magari senza avere problemi, non rimango bloccato in posizione, non ho una leva alta perché la suddivido già in 30 operazioni e quindi la cosa migliore. Mi può anche scappare il prezzo. La cosa bella è che mi può scappare il prezzo fino in alto. Io gli ho dato il range da qui a qui. Di 100 pips per esempio, allora fino a 100 pips lui mi farà gli short, sotto qui non lo fa più, quindi probabilmente salirà, mi rimangono questi short qui aperti, che me li devo gestire come? Me li devo gestire con il money management, con il mio livello del margine, come lo gestisco? Facendo un bilanciamento dagli long e short. Chiaro che se io lo faccio su un conto da 1000, prima o poi magari il conto sarà saturo, non potrò magari più intervenire, però se lo faccio su un conto da 3, 4, 5, 10, 20, 15 mila. Gioco, 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 gioco. Continuo a giocare. Però cosa intendo io? Che se io ho un conto a 10-15 mila e gioco, anche se sono esposto con 2, 3, 4 mila e continuo a giocare, io mi posso lo stesso tirare fuori lo stipendio di 2-3 mila euro al mese, anche essendo esposto con 2-3 mila euro. Quello che conta è il mio prelievo. Ci siamo? Dove mettere gli eventuali stop? Se io lo uso con gli stop, quindi lo uso come operazione singola. Cioè come operatore singolo, come robot singolo, dove dire ok, mi voglio giocare su questo range meet, queste cose qui, allora posso andare a priori a dire voglio perdere un 20% o a percentuale, oppure dire ok, voglio perdere secchi 150 euro. Allora mi devo fare il calcolo fino a dove io dovrò inserire lo stop loss per tutte le operazioni. Lo metto a priori nel sistema del La seconda versione che è quasi pronta, dove posso inserire sia lo stop loss manuale dei soldi persi. Già mi fa il calcolo lui. La prima versione ha già il calcolo che ti dice stai rischiando 200 euro, per esempio. Nella prima versione, nella seconda versione c'è la funzione che dice stai rischiando 200 euro, se arrivo lì ti chiudo tutto. Quindi se lo si mette a priori sia in soldi che in percentuale. Ok, Gennaro? Perfetto. Bene, allora io concludo qui perché sennò andiamo oltre. Per chi è nuovo, se avete il piacere, nel blog, allora www.mp-agendafinanziaria.it, è il blog. Lì dentro c'è un tasto di Skype. Cliccate lì, scrivete perché non si può chiamare direttamente da quel tasto, mi dovete scrivere. Se avete un nickname di Skype, scrivetemi per favore il vostro nome perché sennò non vi posso più riconoscere. E poi ci si sente a voce, avete tutte le domande da fare. Oggi, domani ci sono, mercoledì non ci sarò, giovedì non ci sarò. Non so, non voglio stare tutto il tempo computer, però oggi, domani devo fare dei lavori, finirli sul sito, quindi ci sarò. Ok? Allora, per la registrazione io stoppo qui. L'euro-dollaro, vedete che questo è un punto. Vedete, questo qui è un punto che sicuramente tanti lo vedono come zona di shortare. Tanti hanno già incominciato a shortare da questo punto o da questo punto. Ok? Su time frame più stretti, questa zona qui sicuramente, se andiamo a fare dei livelli di Fibonacci, da qui a qui il 50% è questo, quindi qui sarà un livello di Fibonacci, una zona comunque che ritorna dentro al canale, che è questo. Quindi in questa zona qui, short fino alla parte bassa del canale. La parte centrale è l'open price e si continua a fare lo short. Ciclicamente su 15 minuti siamo in partenza del ciclo 1. Guardate l'essenza del ciclo, da qui al ciclo 1, fino a qui è il ciclo 1 e da qui siamo già nel ciclo 2. Ciclo 2 ha fatto un nuovo massimo. Posso aspettare anche tutto il tempo che voglio fino nel pomeriggio. Se vedo che il ciclo 2 diventa un ciclo debole, come lo vedo da qui, diventa short. Perché questa cosa qui, allora, se qui mi è partito un ciclo 1 o una nuova distribuzione sul 15 minuti. La moltiplico per l'orario, che cos'è questa? Se
Stesso gioco del 4 ore. Qui, in questo minimo qui, mi è partito il ciclo 2. Sull'H1, qui. Mi è partito il ciclo 2, ah, scusate, il ciclo 3. Quindi qui dentro avrò, fino adesso, il ciclo 1 sui 15 minuti. Questo è il ciclo 2 sui 15 minuti. Ok? Quindi anche qui faccio i conteggi. Chiaro che è facile anche fare trading ciclico per chi ha le nozioni cicliche, per chi ha tempo e voglia di stare al computer come l'ho fatto io negli anni passati. Se voglio stare al computer, mi aspetto l'evoluzione di questo ciclo. Già quando mi arriva al 50% di questa espansione, incomincio a shortarmelo da qui, perché siamo nel ciclo 2. Se viene fatto un ciclo 1 un po' laterale, il ciclo 1 mi ha fatto un nuovo massimo, quindi tutto coincide. Se mi arriva qui sotto, short tutta la vita, si suol dire, no? Ok? Perfetto, io vi ringrazio della partecipazione. Stoppo adesso qui la registrazione.